Ok. Siamo su Fishing Planet. Fishing Planet. Dobbiamo andare a pescare sul fiume Tevere. Per fare la lenza per catturare il temolo. Precisamente la missione. È questa lenza in fibra di ceratofillo scuro. Dobbiamo andare sul Tevere e prendere 5 ceratofilli scuri. Per prima di partire ci serve la licenza avanzata. Per un giorno. Sono 7.500 spese di viaggio più la licenza avanzata che per l'Italia. Che costa per un giorno 4.000. Quindi 4.000, 7.500 sono 12.500. 11.500. 11.500 crediti. Prima di partire, vediamo la nostra attrezzatura. Che cosa ci serve? Dobbiamo anche fare la fare questa missione. Dobbiamo fare anche quest'altra missione. Carpe predatrici. Dobbiamo catturare l'aspio da trofeo. E con questa completiamo questa missione. Pescheremo l'aspio utilizzando una canna da fondo o due canne da fondo, due canne da fondo e una canna da spinning, questa, no, questa, scusate, questa. E per pescare l'aspio utilizzeremo un crankbait da 24 grammi, profondità di galleggiamento 2 metri, un 3/0 per pescare l'aspio, oppure dei cucchiaini stretti, sempre 3/0. Cucchiaini stretti 3/0 da 21 grammi. Dove l'ho messi? Cucchiaini stretti 3/0 da 21 grammi. Ad esempio questo o questo. Ma vanno bene anche gli Walker da 28 grammi. Dobbiamo
Walker. Walker. Vanno bene gli Walker. Dove sono? Da 28 grammi, 3/0. Questo. Quindi, crankbait abbiamo detto Walker per catturare l'aspio. Walker e cucchiaini stretti. 3/0, 21 grammi. E invece per la pesca a fondo usiamo gli Shiner e gli Shiner ami 3/0 e questa canna da fondo. Quindi al momento metterò l'amo 3/0 e gli Shiner. E questo è per catturare l'aspio. Per catturare il temolo, abbiamo detto, dobbiamo prendere prima, trovare la lenza. E dobbiamo, per trovare la lenza, prendere 5 ceratofilli scuri. Una volta trovata la lenza, pescheremo il temolo utilizzando un cucchiaino stretto 1/0 e utilizzeremo questa canna. Qui metterò la lenza presa senza finale, senza leader finale, oppure dobbiamo vedere la lenza che prenderemo, che tipo di caratteristiche ha. Eventualmente metterò un leader. Per quanto riguarda invece l'esca per il temolo furioso, di cui ancora non abbiamo la missione, e utilizzeremo un cucchiaino stretto da 7 grammi. Quindi ecco la ragione per cui ci vuole questo tipo di canna, perché è una canna che ha un lancio da 4 a 18 grammi con un carico da 1,5 a 6 grammi, a 6 kg. Questo è il mulinello che utilizzeremo con una frizione di 5,5. Poiché il temolo è soprattutto il temolo furioso, è un pesce abbastanza combattivo, ci sarà da combattere un bel po' prima di riuscire a tirarlo su. E vediamo. Comunque, per recuperare invece i crediti spesi, pescheremo i temoli classici, normali, e le trote fario, utilizzando come esche cavallette, grilli, piccoli minnow, gamberetti, effemere, libello, le uova naturali, sacchetto di uova, eccetera, eccetera. E cucchiaini stretti, nano cucchiaini 1/0, oppure ami da 2 all'1/0. Per il temolo, ma anche per la trota fario. Le esche, gli ami da 2 a 1/0, ami dal 2 all'1/0, nel caso del temolo, e per la trota fario ami dal 6 all'1/0. Che altro?
Vediamo le esche. Servono cavallette, grilli, piccoli minnow. Ce ne abbiamo pochi, mettiamone un po' qualcun altro. Fresche. Comuni. Eccoli. Li stavo cercando, non ce l'avevo davanti. Ok, ne prendiamo un altro po' perché sono un po' pieni. Ecco, 10. Ok, quindi adesso ce ne abbiamo 44. Va bene. Piccoli cavalletti, abbiamo detto. Mosche, grilli, le femmine, libellule, uova naturali, uova di salmone. I lombrichi ad esempio non servono, sono per la carpa. Andrebbero bene anche per l'aspio. Se vogliamo prendere l'aspio normale, comunque con lo scinere è meglio. Quindi i lombrichi li leviamo. Libellule, cavallette, grilli, piccoli minnow, gamberetti, effemere, mosche. Possiamo aggiungere uova naturali, sacchetto di uova, uova di salmone artificiale. Sacchetto di uova. Aggiungiamo sacchetto di uova. Uova di salmone artificiale. Uova naturali. Le alose ce l'abbiamo tutte. Nel caso della losa per la tremolo e strotafario ci serve una 1/0. Qui abbiamo invece la 3/0. Aggiungiamo anche la... Dov'è? La 2/0. Mettiamo anche comuni 1/0. Vediamo la canna, parte da 4, arriva a 18 grammi di lancio, per cui teste piombate comuni, 1/0, da 4 a 15, eccole qui, per esempio abbiamo questa. Va bene. E le altre sono tutte 2/0 e 3/0. Questa è da 9 grammi, mi sembra un pochino, forse è più equilibrata. Quindi prendiamo questa e le alose. Ad esempio, abbiamo i cucchiaini stretti, sì, ce l'abbiamo, 1/0 va bene,
E se no anche le alose mettiamola 1/0 qui, la 1/0, ok, e le alose da 1/0, alose da 1/0, 2/0, 2/0, vediamo a casa. Per esempio abbiamo questo verme che parte da 1/0 e va bene. Ecco, per esempio questa losa è adatta per questo vivo. Questa qui da 5 centimetri. Questo in gambero 2, 2. Questi gamberi qui, per esempio, partono da 2 a 2/0 questa larva. No. Ad esempio, le ninfe non sono adatte, ci serve invece i tubi, no. Queste alose qui vanno da 2 a 2/0, quindi sarebbero adatte tutte queste alose qui, 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 qui. Questa per esempio da 3 centimetri, la mettiamo nello zaino, ci mettiamo anche questa gialla, anche questa notturna e basta. Qui dunque i tubi no, abbiamo detto, queste larve no. E basta così. E quindi abbiamo sia l'artificiale che il naturale. Se torniamo qui, per esempio, questo è un 1/0, ci metteremo ad esempio questo verme che va bene, è adatto. Oppure ci mettiamo queste alose qui, ad esempio. Ecco. E mi pare che abbiamo tutto quanto, possiamo partire per andare sul fiume Tevere. Dobbiamo avere l'imbarcazione perché sul Tevere si può pescare con la barca. E quindi andiamo qui e mettiamo la barca qui. Prendiamo anche l'account per un giorno, un giorno. Abbiamo 1,10 € e mi pare che va bene. Dobbiamo autorizzare. Pa, ricevuto. E quindi abbiamo anche un giorno di account premio e ci serve. Possiamo viaggiare verso il fiume Tevere. Partenza. Viaggia. Partenza. Ok, allora iniziamo cercando di prendere i ceratofilli. Andiamo qui. Andiamo. Togliamo la nostra canna. Qui c'è una zucca. Tanto per partecipare, eh. Interagiamo. Abbiamo ricevuto una rana. È una buona cosa, la rana fanno sempre comodo. Andiamo di qua. Ecco,
dove ci sono tutti questi isolotti. Ok, qui va bene. Praticamente peschiamo all'incirca, peschiamo all'incirca, vediamo, con questa canna, questa, ci mettiamo, questo è 4, 5, 0, 20, 3, 2. Va bene, 3201, ci mettiamo cucchiaino piccolo da cucchiaino stretto da 7 grammi, nero, va bene, nero, nero. Ok, questa per il momento la leviamo perché ci impiccia. Leviamo questo. Ci serve solo questa cannetta. Ok, che numero è? È la 4. Vediamola. Allora, è la 4. Ok. E dobbiamo pescare all'incirca qui, in questa zona. Dobbiamo far impicciare, aumentiamo la velocità anche. Dobbiamo far impicciare mettiamola anche più bassa, così. Ecco. Oh, attenzione che si rompe tutto. Dovremmo averlo preso uno di ceratofillo. Vediamo. Ceratofillo scuro. E lo si conserva. E uno. Mettilo più basso. Eccolo. Attenta che si rompe. Ce l'abbiamo la frizione troppo alta, abbassiamola. Ecco. Abbiamo preso una conchiglia, la buttiamo, non ci serve.
Vediamo adesso. Adesso va bene. Aumenta un pochino. Ok, abbiamo liberato. Bene, e sono due. Eccolo. Vediamo quanto spazio abbiamo nel 114, 116. La mascella la leviamo. No, aspetta, vediamo. Ok. Via la mascella, ce ne siamo liberata. Le zampe di rana essiccate. Non è adatta per nulla. Per niente, non si può mettere da nessuna parte, né come esca né come niente, solo la leviamo. Ok, abbiamo creato spazio e ci serve per mettere altri due ceratofilli. Lì. Ecco, dobbiamo liberare. Abbiamo liberato la canna, ma non abbiamo preso nulla. Però sì, adesso sì. Alziamo un pochino la frizione, troppo. Rischiamo di rompere. Ecco. Conserva. Sono 4. Proviamo a cambiare qui. No. Laggiù. Ok, e questo è l'ultimo. Vediamo se è un altro ceratofillo. Sì, perfetto. E abbiamo completato la missione. E ecco la lenza. E la riceviamo. Adesso abbiamo la lenza per catturare il temolo. Lottatore, furioso lottatore. Ok. Adesso praticamente che abbiamo la nostra lenza, vediamola. Eccola, lenza in fibra di ceratofillo scuro. La mettiamo sulla nostra canna. Qui va bene 133, possiamo mettere anche 100.
Vediamo quanto è lunga. Sono 150 metri. Sono 150 metri. Quindi ci basta soltanto per, mettiamo 133 e via. Di più non si può mettere. 133 metri. Vediamola. Che caratteristiche ha? Allora, 2,7 di tenuta. Quindi se ci mettiamo anche questo leader, quelle 2,7 rompe, rischia di rompere la nostra lenza. Non la vogliamo rompere, quindi per non romperla possiamo togliere il leader, oppure vediamo se abbiamo un leader più piccolo. Quindi abbiamo detto è 2,7. Non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. 2,7 proprio no, non è il caso. Quindi lo togliamo. Togliamo il leader. Qua il leader, eccoli leader. Leader. Qui abbiamo la nostra missione nuova. Togliamo il leader. Lasciamo, e mettiamo un cucchiaino stretto 1/0 di 7 grammi. Quindi ci mettiamo un cucchiaino stretto 1/0 di 7 grammi, e può essere questo, 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 iniziamo con, vediamo. Dunque, vediamo. Ok. Vediamo che cucchiaini. Questo è nero, questo è. Proviamo questo. Questo cucchiaino qui, mi pare. O anche questo. Proviamo questo. Ok. Ecco, la nostra lenza è pronta per il temolo. Prendiamo la missione. Mostri di pesce, tevere, mostro lottatore di temolo, monitoriamo. Bene, abbiamo equipaggiato la lenza. Ok. Dove andiamo a pescare? Ci spostiamo qui a il Ponte dei Sospiri. Anzi, no, ci spostiamo su, ci spostiamo qui, ci spostiamo qui, ecco, ci spostiamo qui, togliamo la nostra canna, vediamo. Sì, è montata solo questa, quindi va bene. E allora, ok, vediamo. Andiamo di qua. C'è da camminare un pochino. Vediamo se di qui si passa, sì, bene. Dobbiamo andare lì dove ci sono quelle rocce.
Non sentivo più i passi. 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 Passi, non taxi. Vediamo la corrente. Ok, e la 4. E peschiamo all'incirca lì. Con lo stop and go. Facciamo scendere il cucchiaino. Aumentiamo la velocità.
Vediamo. Aumentiamo la frizione. Lo facciamo stancare. Ora. Aumentiamo un altro po'. Oh, troppo, troppo. No! No! Mannaggia miseria. Va bene. Troppo, eh? Troppa frizione. Poco male. Poco male. Eh beh, una canna assai leggera. Ho voluto dare, stringere la frizione, ho fatto male, ho fatto. Poco male.
possiamo venirci anche con la barca, eh. Solo che ci sono tanti sassi e si rischia poi di incastrarsi.
Mettiamo un altro cucchiaino, cambiamo. Eccolo. Avanti. Più prende aria e più... Eccolo, 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 eccolo. 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 Fatto. Eccolo qui, il nostro temolo lottatore. Bene, e facciamo una foto al nostro temolo. Ecco. Lo prendiamo tutto in modo da vederlo com'è. Lo inquadriamo così. È piccolino, però offre una bella difesa. Ok, quindi facciamo una foto. Facciamo una foto. Bene. Vediamo se l'ho fatta la foto, se è venuta bene. Ne ho fatte diverse, ne ho fatte. Questa, questa e questa. Ne elimino due, ne elimino. Voi non le potete vedere. Ok.
Elimina anche questa. Ok, a posto. Abbiamo fatto la nostra foto. Prendiamo il nostro demolo, mostro il lottatore di demolo, preso, missione compiuta e riceviamo il nostro trofeo, la ricompensa, questo è l'evento Halloween, lo andiamo a vedere. Vediamo, lo vediamo, lo vediamo, eccolo qui, ingrandiamolo un pochino, eccolo, questo è il temolo lottatore, peso 3,7 kg, 3,7 kg, temolo lottatore. Andiamo a vedere anche come, per la cattura di questo temolo, come ci siamo, il piazzamento, andiamo a vedere la classifica, il pesce, pesce, posizione, pesce, temolo. Temolo lottatore, eccolo qui, temolo lottatore, questa è la classifica di tutti coloro che hanno preso il temolo lottatore, 4,9 kg, il nostro è 3,7 kg, 3,7 kg, siamo oltre la centesima posizione. Nils Deret ha preso un temolo lottatore di 3,921 kg. Proviamo a prenderne un altro. Proviamo a prenderne un altro. Vediamo se riusciamo a prenderne un altro. Non so se la dà comunque, non credo, perché una volta presa la missione, poi non credo che ne dia altre. Però con la lenza, penso di sì. Lenza in fibra, dice lato filo scuro. Vediamo se riusciamo a catturarne un altro con la stessa lenza. Qui.
Sì. Ne abbiamo preso un altro. Vediamo se è un altro demolo lottatore. Oh. Se no slama, eh. Teniamo la canna in tensione. Possiamo anche andare incontro, così accorciamo le distanze. Vediamo di stancarlo. Eh no, non è un temolo. Quindi fatta la missione non la si può fare di nuovo. Oh, 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 oh. Eccolo, eh. E Lucio. No, è una trota. Trota marmorata. Va bene. Allora, abbiamo preso il nostro temolo lottatore. Adesso andiamo a prendere l'aspio. Allora, allora. Andiamo a prendere l'aspio. Allora, vediamo con che cosa lo dobbiamo prendere. Allora, utilizziamo questa, possiamo toglierla. Ok, usiamo questa canna e questa. Ok,
Quindi affondo e con lo spinning. Allora, la canna a fondo, mettiamo amo 3/0. L'amo mettiamo un 3/0. /0 e 3/0. Qui abbiamo un 12, 10 va bene, 13, 12 e 10. Vediamo se abbiamo un leader anche un pochino. Questo è il leader 0,20. 0,20. Vediamo se abbiamo un leader di titanio un po' superiore ai 10 kg. 12, 10, 10, 12, 11. Questo è un 11,8 kg. Quindi si avvicina ai 12 e 7, cioè un chilo abbondante di differenza. È uno 0,22. Mettiamo questo leader. Lo 3/0 l'amo. Usiamo un amo 3/0, amo 3/0, sì, amo, usiamo un amo 3/0. E come esca mettiamo lo shiner. Questa esca qui l'abbiamo usata per prendere l'anguilla cannibale, altro mostro qui sul Tevere. Adesso ci serve lo shiner. Shiner, ne abbiamo un bel po'. Usiamo questi. E quindi lo scinere è l'amo 3/0. Aia. E ci mettiamo anche come pastura una pastura fresca debole che è adatta per stagni, laghi e fiumi a portata debole. Qui, così sulla canna da lancio 17, 10, mettiamo un leader, erano 0,20, mettiamo lo 0,22, 17. 11,8 è quello che abbiamo usato di là. Mettiamo questo, mettiamo, è uno 0,22. La lenza è 17 kg, il leader ha un test di rottura di 11, quindi lasciamo questi due. E montiamo un
cucchiaino stretto, un crankbait o un walker oppure un singolo. Mettiamo i cucchiaini stretti da 21 grammi. Ce l'abbiamo, eccoli. Ce l'abbiamo notturni. Questi. Possiamo usare questo ad esempio. È un 3/0. E usiamo queste due canne. Bene. Ci spostiamo sul ponte dei sospiri. Ci spostiamo sul ponte dei sospiri. Qui, in questa zona. Eccoci. E andiamo in direzione sud-est, di là, sud-est è questa, e scendiamo a sinistra. Avviciniamo al ponte, qui leviamo e peschiamo indicativamente in queste zone. Qui, queste zone qui. Per prendere l'aspio. Prima di prendere l'aspio, mettiamo la missione. Allora, missione raccolta, trofeo di carpe predatrici. Aspio da trofeo. Abbiamo monitorato la missione. Eccola lì, cattura e prendi aspio da trofeo. È l'ultimo predatore che dobbiamo prendere. Ci mettiamo. La corrente va di là. Ci mettiamo così. Così. Ci togli la canna, regola questo, mi pare che va bene come posizione. Ok, allora mettiamo giù prima la nostra canna da fondo. La pastura, peschiamo all'incirca lì, ci mettiamo giù. E intanto prendiamo anche la nostra canna da spinning e peschiamo nella stessa zona. E 1,5 di profondità, eh.
usiamo il crank bite. Abbiamo visto è 1,5 m, quindi usiamo questo che scende fino a 2 m. Centrofiume più profondo. Qui risale. Rimettiamo il cucchiaino stretto. Sta raschiando sul fondo.
Sì.
Andiamo su. Questa volta andiamo sull'altro lato. In direzione nord-ovest. Scendiamo qui dove ci sono i covoni. E peschiamo. Peschiamo lì.
Altro pesce gatto.
La peppa. Allegria.
stella. Stella, fai la brava. Fai la brava, Stella. No, scendi, scendi, scendi. No, no, no. No, no, giù, 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 giù. Shh. Là, là. Ok.
non è questa. E che palpebre!
Preso. Abbiamo preso, visto anche la boccata. Eccolo! Con il walker. Fatto. Evviva! Abbiamo preso trofeo di carpe predatori. Missione compiuta. Con i walker. Ok. Fatta questa missione, possiamo continuare qui a pescare l'aspio. E va bene il walker. Oppure andiamo a pescare altro rotafario. Oltremolo.
No, un pochino più qua. Più veloce.
Oh. Va bene, abbiamo fatto entrambe le missioni. E vediamo. Andiamo a pescare la trota. Andiamo a pescare la trota Fario. Andiamo a pescare la trota Fario. Su bellezza ondeggiante. Qui. Andiamo qui in questa zona. E quindi prendiamo le nostre canne, recuperiamo. Ci si sposta su bellezza ondeggiante, in inglese streaming beauty, beauty streaming. Qui. E peschiamo lì dove abbiamo messo la boa. Quindi qui noi abbiamo due boe, possiamo recuperarle. Noi siamo qui. Questa è la boa che ci interessa, trota fario europea e carpa comune da trofeo. Possiamo recuperare queste due boe che non ci servono più. Possiamo questa. Questa la conserviamo, ci serve come riferimento adesso. Andiamo a pescare lì, eh. Quindi così ci mettiamo all'incirca qui dov'è lui, con la zucca sulla testa, e Davek, ciao Davek, e ci mettiamo qui un pochino più qua, così, ecco, qui un po' più su. Ecco, qui. Ok, vediamo il nostro set di lenze. Peschiamo con l'amo 1/0. Amo 1/0. Qui. Qui. E artificiale cucchiaini stretti. Ecco, cucchiaini stretti a lose, con la losa lo possiamo
Possiamo pescare anche con questa di canna, visto che ce l'abbiamo. Allora, qui mettiamo. Ma no, lasciamo. Allora, togliamo questo. Togliamo. E mettiamo. Mettiamo. Ad esempio. Questi non vanno bene, sono troppo leggeri su questa canna. E mettiamo invece, mettiamo l'1 barra 0 la losa. 1 barra 0. Anche la losa. Abbiamo la 3 barra 0 pesantina. Andrebbe bene come peso, però no, non la l'amo. Usiamo quest'altra canna e ci mettiamo una lenza. Mulinello 5,5. Questo però tiene 0,20 e la freccia anche 0,20 mm. Quindi questa. Ok, questa. Questa qui. E questo. Vediamo l'1 barra 0. Artificiale, eh? Cucchiaini stretti. 1 barra 0. Mettiamo questo. Quindi 1. L'amo 1 barra 0. Mettiamo le cavallette. Cavalletta qui, cavalletta qui, amo 1 barra 0,
metri e 4. Abbassiamolo, abbassiamo il galleggiante perché mettiamo, ecco così, andiamo adesso. Avvicina un po'. Un pochino su. Sì, ho capito. Un attimo. Mettiamolo qui così. Bene. Lasciamo così. Mettiamo.
Preso persico. Ok.
Tutte adesso. Altro temolo.
Oh.
Dov'è? Troppo là. Tocca. Sì. Va bene, sono 3 ore e 12 di streaming. Altri 5 minuti e poi chiudo questa live. Abbiamo preso il temolo lottatore. Abbiamo preso l'aspio trofeo e quindi possiamo chiudere questa live. E buonasera a tutti. Quest'ultimo pescetto. Così.
Eccoci qua. Arrivederci.